Kramer, soluzioni per un autentico benessere. La proposta culturale di Sondrio torna ad arricchirsi con Scarpatetti Arte. Una delle contrade più suggestive del capoluogo valtrinese si trasforma infatti, come da 26 anni a questa parte, in una galleria d'arte sotto le stelle, accogliendo artisti ma anche concerti, spettacoli di strada e proposte enogastronomiche. Appuntamento il 13-14 luglio, ma già dal 30 giugno a Castel Masegra si respirerà arte. Noi stiamo presentando la 26esima edizione di Scarpatetti Arte 2024, che vede un po' di novità. Prima di tutto i premi. Quest'anno non ci saranno più i classici primo, secondo e terzo posto, bensì il premio Arti Visive, il premio Fotografia e il premio Grafica e Illustrazione Digitale. Ci saranno inoltre il premio dell'Associazione Culturale Scarpatetti e il premio Auto Vittani per il miglior artista emergente. Dopodiché Scarpatetti Arte inaugura il mese artistico di luglio con l'inaugurazione di Anime di Scarpatetti il 28 giugno alle 18 a Castello Masegra e alle 19.30, sempre il 28 giugno, un piccolo rinfresco e inaugurazione di Spazio 42 con i due artisti che esporranno prima di Scarpatetti Arte. Artisti di strada, intrattenimento musicale, laboratori, così uno degli angoli più caratteristici di Sondrio, rinasce una nuova vita artistica. In questo quartiere anche i cestini dell'immondizia diventano arte, quasi a simbolo per una città che deve essere più bella e vivibile. Ricordate, il 13-14 luglio e non perdetevi Scarpatetti en plein air. Parliamo del concorso estemporaneo che da 4 anni teniamo con discreto successo. Molto interessante perché trovo che il fatto di avere degli artisti che sulla via danno un colore dipingendo in diretta i vari scorci caratteristici della via. Scarpatetti Arte nel frattempo ha perso un amico che sarà ricordato con l'intitolazione della sede in Piazza Quadrivio. Quest'anno purtroppo ci è venuto a mancare una grande figura di Scarpatetti che per tanti anni ha portato avanti assieme a noi, e dedicheremo sicuramente uno spazio adeguato alla sua figura. Anche il comune di Sondrio crede molto nella valenza artistica e culturale dell'evento. Anche quest'anno si rinnova il nostro impegno e la nostra collaborazione con l'Associazione Culturale Scarpatetti Arte per l'organizzazione di questo evento dedicato alla cultura, alla bellezza, che valorizza un luogo molto importante di Sondrio, il quartiere storico di Scarpatetti, che verrà per 2 giorni animato in una festa. Veramente ho visto un programma molto ricco. E nelle prossime settimane, passo dopo passo, vi sveleremo tutte le cose che si possono fare o vedere a Scarpatetti Arte. Nel frattempo, tenetevi liberi per il 13 e 14 luglio.